Salve a tutti ragazzi, oggi torniamo con questa nuova rubrica, perché sono troppo pigro per fare recensioni singole. Forse, abbiamo molto provato. Comunque, oggi trattiamo un altro genere. Se l'altra volta eravamo sulle sponde del new metal, quest'oggi ci lanciamo su un genere molto vicino ad esso, ovvero l'industrial metal. Il primo disco che trattiamo oggi è uscito nel 2010, ad opera di una band che personalmente adoro. Ecco a voi quindi, senza indugi, Auferstanden dei Subdub Micro Machine. Bel nome tra l'altro. Here we go! Questa band tedesca ci ha regalato solo due dischi, il primo nel lontano 2003 e l'ultimo appunto questo Auferstanden. Come avrete potuto sentire, non è un industrial standard quello che abbiamo, ma è molto influenzato. Infatti non ci troviamo davanti al classico industrial alla Rammstein o alla Static X. Ed è proprio questo che fa di Auferstanden uno dei migliori dischi del genere. È un ascolto che fila liscio come l'olio, senza intoppi, e vi lascerà con l'amaro in bocca solo in un momento, quando finirà. Ritmiche molto spesso derivate dal new. Struttura, industrial e dei synth da paura fanno di questo uno dei capolavori del genere e uno dei miei dischi preferiti. Insomma, un vero capolavoro. Torniamo a ingobbirci come solo le vere persone di 33 metri. Ho detto 33, non di proposito. Il secondo disco di oggi è Tonight the Stars Revolt, ad opera dei Power Man 5000. Il fratellino di Rob Zombie, frontman del gruppo, e la sua combricola con questo disco ci regalano il lavoro più iconico, ma anche bello, del gruppo. Con questo album ricco di riff molto accattivanti e mai banali, la band riesce a regalarci momenti di cattiveria industrial purissima, come nella title track o nella famosissima Supernova Ghost Pop. Il tutto è reso più particolare dalla voce del cantante, che a tratti tralascia qualsivoglia tecnica di canto per letteralmente parlare con l'ascoltatore. Insomma, consigliatissimo come il precedente. L'ultimo disco della giornata appartiene a un gruppo molto sconosciuto, ma non per questo merita meno degli altri. Sto parlando di American Survival Guide Volume 1. Volume 1. Ma no, io non... Sto parlando di American Survival Guide Volume 1, ad opera dei Ventana. Voci infernali, ritmiche possenti e synth usati da Dio. Come ciliegina sulla torta, magari mettiamoci anche che il gruppo è mascherato in modo fantastico, e otteniamo uno dei gruppi più validi che questo genere abbia mai visto. Ci sono canzoni davvero fantastiche che, avvalendosi del miscuglio di tutti questi elementi citati in precedenza, risultano essere delle piccole perle, come la prima traccia Watchers Burn o la mia preferita, The Dying Sun. Insomma, ora tocca a voi. Anche oggi la puntata di questa rubrica si conclude qui e spero di avervi invogliato un attimino ad ascoltare questi dischi che meritano davvero. E detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Forse una recensione, forse. Perché come vedete ieri ho messo una cover, no ieri, qualche giorno fa ho messo una cover. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Io sono alto quasi 2 metri. Se fossi seduto normalmente su questa cosa, io non mi vedreste tipo mai nella vita, anche perché se tiro su la telecamera vengo distrutto da uno scaffale che c'ho qua, quindi non si può fa. Se tiro sulla tapparella, ancora di più, la mia faccia viene oscurata e risulta una roba del genere dall'altra parte. Se metto la luce, l'unica roba che posso fare è avere la schiena arcuata di 90 gradi per essere preso dalla telecamera e essere illuminato al momento giusto. Io sto soffrendo per questi 20 minuti che sto registrando sta cosa. Quindi voletemi bene, perché io ci sto mettendo la mia sanità fisica e a tratti anche mentale per fare questi video, quindi dai. Volemose bene! Volemose bene!